Calcio di punizione già battuto, è il numero 4 Mariani che si incarica di battere a favore di Chierici. Non riesce Chierici a fermare come avrebbe voluto probabilmente il pallone. Conseguente rimessa laterale fuori d'Alessandria, lunghissima di Dibin. Prova Mazzeo, fermato da Tovaglieri. Va Dibin a recuperare la palla, a velocizzare il gioco e a servire per il proprio libero Fogli. Ancora Fogli, bassa la sua intenzione di servire Mariani, riesce però a dare un buon pallone Mariani per Briaschi al centro, dove trova Neri e prova Carrara e poi Briaschi, ancora Briaschi in area, prova Briaschi ed è il gol! Ed è il gol dell'Alessandria! Bellissima l'azione dell'Alessandria al 13° minuto e mezzo del primo tempo. Briaschi ha portato in vantaggio i grigi dopo una serie di tentativi. L'Alessandria è riuscita a passare in temporaneo vantaggio al 13° minuto del primo tempo grazie a Briaschi. In avanti l'Arezzo con Mariani e Brogi. Ancora Brogi, la sua apertura centrale, la chiusura di Chiti e poi dopo Mariani dell'Alessandria che come può cerca di servire per Mazzeo, la splendida chiusura di Zandonà e poi dopo è Chierici che va a chiudere. Ancora un intervento, dice l'arbitro, falloso di Lazzarini sul numero 11 Brogi. E quindi calcio di punizione a favore degli Amaranto, allenati da Giovan Battista Benvenuto. Mariani, buono il suo lavoro, la finta di corpo in due occasioni ripetute a servire Briaschi e il fallaccio sporco veramente di Neri. L'arbitro ha visto, vedremo che tipo di provvedimento prenderà, ci sembra soltanto verbale, ma c'è stata una spintonata evidentissima alle spalle del numero 11 alessandrino Briaschi. Comunque sportivamente Neri è andato a scusarsi nei confronti del ancora a terra Briaschi, che vedete assistito dal massaggiatore dell'Alessandria Vincenzo Pescolla. Pare non si tratti di nulla di grave fortunatamente per i giocatori in grigio e si rialza Briaschi. Calcio di punizione a favore dell'Alessandria, 20 minuti e mezzo del primo tempo. De Gradi a cercare Mariani, spintonato da Rocchigiani, per il guardialine. Si tratta di calcio d'angolo a favore dei grigi, a batterlo sarà lo stesso Mariani, capitano della formazione alessandrina. Lunghissima la sua battuta, una spintonata in area evidentissima ai danni di Mazzeo e poi Dibin e il gol del 2-0! Il gol di Mazzeo, 2-0! Finalmente Mazzeo si è tolto la pelle dell'orso ed ha mostrato di essere il bomber che tutti ci avevano detto di essere. 21° minuto del primo tempo e Mazzeo ha portato le sorti del risultato temporaneamente sul 2-0. Applausi, come potete sentire, amici sportivi, di testimonianza di una vivacità sportiva incredibile qui al Moccagatta di Alessandria. È stato comunque duro lo scontro tra Fogli e Rocchigiani, la battuta di Luperto e il gol di Brogi, al 44° minuto abbondante del primo tempo. 2-1 tra Alessandria ed Arezzo. Finora avevano segnato Briaschi al 13° e Mazzeo al 21° e Brogi mette un tassello pericoloso nelle sorti dell'incontro ed è lo stesso De Poli che mette il pallone a terra e va alla battuta
sulla sinistra a cercare Tovaglieri, su di lui sempre Chiti, Tovaglieri al centro, la testa è quella di Brogi, Brogi si ripete ed è 2-2. Ancora Riccitelli a cercare Mariani, controllato da Maretti. Mariani fa un grandissimo lavoro, riesce a entrare in area, è veramente incredibile come l'arbitro sia riuscito a non dare un calcio di rigore che dalla nostra posizione doveva essere sacrosanto. Mariani era abbondantemente all'interno dell'area di rigore a retina allorquando ha subito questo fallo. Comunque evidentemente egli è meglio posizionato di noi, avrà visto e avrà giudicato. Di Bin sulla sinistra, il suo traversone al centro, la testa di Mazzeo, arriva Mariani ed è il gol del 3-2. Il Moccagatta è in piedi. Il Moccagatta sta esultando, giustamente, per questa splendida esecuzione, questa prova più che altro di volontà e di tenacia della squadra intera, ma non ce ne vogliono tutti gli altri 10 giocatori, la prova di Mariani che ha voluto questa rete con una grande prova di volontà. Mancano 2 minuti scarsi alla fine della partita tra Alessandria ed Arezzo per questa 12ª giornata di ritorno del campionato nazionale di calcio di Serie C1 Girone A, che vede l'Alessandria per ora in vantaggio per 3-2. È uscito Pescolla, De Gradi che ha ricevuto la fascia di capitano dopo l'uscita di Mariani, Di Bin per Mazzeo e su di lui Roccheggiani. Ancora l'Arezzo in manovra a cercare Brogi, Fogli di testa, Di Bin, pallone a terra, cerca come può Cammarieri di stoppare il pallone di petto, Chierici a cercare Tovaglieri, Chiti ben posizionato in avanti per Tortora, applausi del pubblico alessandrino. Ancora però l'Arezzo non ne vuol sapere di perdere questa partita e Tortora rimane a terra ancora una volta, se n'era appena rialzato una 20ina di secondi fa. Tortora ancora a terra, si rialza, Mazzeo strattonato da Roccheggiani, 30 secondi ancora da soffrire per i tifosi alessandrini per poter incamerare questi 2 preziosissimi punti. De Gradi sulla palla per battere questo calcio di punizione, pallone a centro area, va Mariani per l'Arezzo a controllare la stessa, viene via l'Arezzo a favore di Tovaglieri, su di lui Chiti, ancora Chiti e Tovaglieri, l'arbitro fischia questo calcio di punizione a favore dell'Arezzo. Il tempo in questo istante, i nostri cronometri, è scaduto, sono trascorsi i 90 minuti regolamentari di questa partita tra Alessandria ed Arezzo che l'Alessandria sta vincendo per 3-2. Luperto sulla palla, il suo calcio di punizione è in area, Mariani non riesce a controllare la sfera, ancora De Poli, esce Riccitelli, pallone al centro, va Tortora a metterla via, in duello Briata e Brogi, duello fra i due, si fa sempre più accanito, ancora Brogi, la palla è uscita. Resistenza delle coronarie del pubblico alessandrino, ancora Lazzarini alla rimessa laterale. Lazzarini, e l'arbitro va ad ammonire anche Lazzarini a tempo scaduto, ammonito Lazzarini per aver ritardato la rimessa laterale, si è ripetuto l'arbitro con una decisione che era stata presa analogamente al 29esimo di questo secondo tempo nei confronti di De Gradi. Lazzarini, Tortora in un settore non frequentato da compagni, al recupero Zandonà, trova il tempo comunque Roccheggiani di controllare Tortora, e Tanagli che va a questa veloce rimessa dal fondo, prova Mazzeo, svirgola De Gradi, Di Bin, pericolosissimo.